Ho accettato la trappola di Alessandro, cioè di venire a parlare di qualcosa di cui non è che io sia specialista, però me ne ero un pochino occupato, sono tornato a occuparmene divertendomi. Allora, l'equivoco di Ventotene, perché è un equivoco? Ma per molte ragioni. La prima è che il primo equivoco è che si ritiene l'Europa radicata nel manifesto di Ventotene. In realtà non è così. L'Unione Europea, comunque la si giudichi, e qualsiasi cosa sia, si è realizzata o è in corso di realizzazione, non so quanto, in maniera fortunata e efficace, per un'altra via rispetto a quella indicata dal manifesto e dagli autori del manifesto, fondamentalmente, cioè per una via cosiddetta funzionalistica. Processo, diciamo, integrativo, tecnico integrativo. Però, allo stesso tempo, è anche vero che il manifesto di Ventotene è stato assunto via via sempre più come un luogo mitologico, come una fonte sorgiva mitologica dell'Europa, cioè dell'afflato europeista. E quindi bisogna farci i conti perché l'ideologia europea è intrisa anche, appunto la prassi molto meno secondo me, ma l'ideologia europea è intrisa anche, anzi soprattutto di Ventotene. È un mito. Un altro equivoco consiste in un ulteriore aspetto, un ulteriore fatto, che qui ora cercheremo un pochino di evidenziare, e cioè che questo manifesto, che è assurto appunto a mito e anche un po' a altare votivo, francamente a me sembra non molto conosciuto nel dettaglio, nel senso che poi se ci si scende dentro, se si scava in profondità, ma anche semplicemente il testo, io ho applicato un metodo così, quello che mi hanno insegnato i miei maestri, leggendo testi classici della filosofia, ho detto facciamo finta di leggere Hegel, facciamo finta di leggere Kant, facciamo finta di leggere, non so, diciamo un buon politologo, scendiamo sempre più. Però prendiamoli sul serio, poi in realtà, a parte le battute, il testo è intriso di visioni, ultime o penultime, e quindi va preso sul serio dal punto di vista, va preso sul serio come testo filosofico politico. E filosofico giuridico. Ecco, da questo punto di vista, l'immagine che se ne ha è un po' difforme rispetto poi a quello che ci si trova realmente. C'è uno scarto tra l'immagine generica e mitologica e quello che ci si trova dentro. In più, gli equivoci sono all'interno del testo, che non è così conseguente e lineare. Come si sa, articolato in tre parti, poi dipende perché, vabbè, insomma, gli autori si sa chi sono, un ruolo ha avuto probabilmente Colorni, il curatore editore, gli autori ovviamente sono Spinelli e Ernesto Rossi, e già queste due figure rappresentano anche un punto di tensione in qualche modo. Ma lì al manifesto contribuirono le discussioni che a Ventotene, appunto, tutti gli antifascisti presenti, che erano molto intellettuali, facevano, diciamo. E quindi è una spia, è una sintesi di tanti discorsi. Tre parti, quattro parti, ci sono varie stesure, varie anche edizioni. Ma ora, diciamo, basti dire a noi, per quello che interessa a noi, e che fondamentalmente le prime due parti le ha fatte Spinelli, l'ultima, la terza, l'ha scritta Ernesto Rossi, o quasi tutte. La prima riguarda la crisi della civiltà moderna, la seconda che cosa succederà all'Europa e cose che ne sarà dell'Europa dopo la guerra, e la terza riguarda la nuova società da costruire. E cominciamo, perché io faccio proprio questo, parlo del testo, analizzo il testo. Poi dopo, forse, se c'è tempo, ci sarà una proiezione un po' discola su, diciamo, autori, tematiche mainstream attuali o radical mainstream, che uniscono radicalismo e mainstream.
e che in qualche modo con alcuni topoi di Ventotene hanno a che fare. Bene, si parte con la crisi della civiltà moderna, cioè il manifesto parte da questo, del resto stanno a Ventotene, giustamente, se noi non possiamo onorarli e riconoscerle, diciamo, il plusvalore etico-politico, al confino perseguitati dal fascismo. E hanno quindi di fronte il disastro della guerra civile europea, che diventa guerra mondiale. Cioè quella che leggono come crisi della civiltà moderna. Da cosa era caratterizzata questa civiltà moderna? Dal principio della libertà come fondamento, appunto, della medesima. Il riferimento è kantiano. L'affermazione, la cresciuta consapevolezza, secondo la quale l'uomo non è un mezzo e ciascuno ha diritto di essere, dicono così, un autonomo centro di vita. La fioritura delle soggettività. Io sarei totalmente d'accordo, non si può dire meglio. Insomma, il principio della libertà soggettiva. Poi si può declinare in molti modi, ce ne sarebbe una declinazione hegeliana più complessa, ma è chiaro che lo sfondo qui è kantiano, cioè liberal-democratico. Da ciò, da come ci siamo ridotti, dicono loro, alla luce, se questa era la promessa della civiltà moderna e anche i progressi che aveva conseguito, quello che abbiamo di fronte, cioè i totalitarismi, ci impongono una riflessione. Che cosa è successo? Perché si è rovesciato tutto? E quindi bisogna fare un processo, il termine loro, a tutto ciò che non rispetta tale principio. Cioè noi dalla guerra si deve uscire, loro insomma sperano, ma ancora la cosa, mentre scrivono, scrivono nel momento in cui l'Europa è sotto il tallone di Hitler e diciamo dello scherano Mussolini, quindi, però insomma hanno capito che probabilmente andrà a finire bene, ci vorrà tempo, fatica, dolori, ma. Allora, la prima cosa che bisogna fare ora e per il dopo, un processo a tutto ciò che non rispetta il principio che è fondamento della civiltà moderna, che è kantiano e che l'uomo che non può essere mai mezzo, e l'idea di autonomia, di autodeterminazione. E poi bisogna analizzare una serie di punti, però, hanno messo in questione, o comunque il cui svilupparsi, diciamo così, ha messo in questione questo principio cardine. La parabola di alcune nozioni e di alcune questioni ha messo in questione radicalmente il principio della libertà. Primo, la nazione, ovviamente. E cominciano riconoscendo un punto importante, cioè l'ideologia dell'indipendenza nazionale è stato un potente lievito di progresso. Ha fatto superare i meschini campanilismi, cito, in un senso di più vasta solidarietà contro l'oppressione degli stranieri dominatori. Ha eliminato molti degli inciampi che ostacolavano la circolazione degli uomini e delle merci. Circolazione degli uomini e delle merci. Sottolineo a beneficio soprattutto del professor Somma, così già è soddisfatto. Principio cardine, la circolazione degli uomini e delle merci. Ha fatto estendere entro il territorio di ciascun nuovo Stato alle popolazioni più arretrate le istituzioni e gli ordinamenti delle popolazioni più civili. Ma questo l'aveva già fatto il principio, la primavera dei popoli ottocentesca, il principio nazionale, ovvero il principio dell'autodeterminazione dei popoli e dell'indipendenza nazionale. Quindi, in una prima fase, ha avuto anche un ruolo abbastanza positivo dal loro punto di vista. C'è un sottotraccia, se leggiamo attentamente queste formulazioni, progressista, genericamente progressista, molto tradizionale, ovvero da arretrati a civili, no? Lo dice, le popolazioni più arretrate hanno potuto essere trainate da popolazioni più civili. Quindi ci sono più gli arretrati e i civili. Secondo una linea evolutiva, c'è cioè un'ideologia del progresso. Esiste fondamentalmente un'unica linea evolutiva progressiva che in qualche modo successivamente, progressivamente segna il mondo, la storia del mondo. C'è una Weltgeschichte, una storia del mondo che è segnata dal passaggio dalla barbarie o dalle tenebre alla luce. È una visione illuministica. È la filosofia della storia illuministica, generica, però. Perché poi ci sarebbero molti problemi, ma loro l'assumono così, come senso comune.
Noto che c'è la circolazione degli uomini e delle merci e per fortuna non i decapitati. Ecco, ancora. Ma infatti perché c'era lo Stato-Nazione. Qui stiamo ancora parlando della fase progressiva dello Stato-Nazione. Ma fatto questo riconoscimento all'autodeterminazione dei popoli, al principio dell'indipendenza nazionale, subito si dice questa, la nazione portava con sé i germi dell'imperialismo capitalista, che la nostra generazione, cito, ha visto ingigantire sino alla formazione degli stati totalitari, dallo scatenarsi delle guerre mondiali. Quindi abbiamo, primo punto, l'imperialismo capitalista, il veicolo dell'imperialismo capitalista è stata la nazione, il nazionalismo. È quasi un paradosso. L'imperialismo capitalista non è dovuto al capitalismo stesso, ma all'ideologia dell'indipendenza, all'attraviamento dell'ideologia dell'indipendenza nazionale. Comunque alla questione della nazione che scantona il nazionalismo. Primo scarto, oggi attualissimo, tutti pensano questo. Tutti quelli che pensano di essere più radicali, più pseudo-rivoluzionari, ritengono che sì, il capitalismo, ma vuoi mettere il nazionalismo? No, il vero veicolo è il nazionalismo. Infatti, la Merkel, Angela, è buona, è capitalista, ma buona, perché è antinazionalista, no? Dice che mette precisi personaggi, eh? E invece a me già questo un po' mi irrita, perché è un'analisi superficiale. Ma io poi, peraltro, non sono per niente radicalmente anticapitalista, comunque è un problema ai secoli contati, come sempre si dice, quindi non è che domani ora lo liquidiamo, no? Questo lo pensano altri ingenuamente. Però mi dà un po' fastidio che invece di parlare del capitalismo si parla della nazione. E basta. Bisogna operare una critica dell'idea di nazione, sono sempre loro, divenuta un'entità divina, non più prodotto storico di un lungo processo di condivisione, che conduce a riconoscersi come cittadini di uno Stato, come a stento, un po' a fatica, ci riconoscono è stata, fino a un certo punto, ma cittadini di uno Stato all'interno della complessiva società umana. La società umana, esiste una società umana generica, no? L'accusa è quella di una torsione che porta a una totale autoreferenzialità, a una forma di autoassolutizzazione della nazione. Così si scambiano, secondo me, gli effetti o al limite le concause con la causa prima e originaria. Cioè si attribuisce, questa è una delle prime mosse, anche quasi storiografiche direi, si attribuisce la radice dei cosiddetti totalitarismi, o se si preferisce dei nazionalismi reazionari, totalmente alla deriva dell'idea di nazione e di nazionale. Tutta interna, è una cosa tutta endogena, o quasi tutta endogena. Senza considerare il momento Polani, senza considerare... allora forse era comprensibile storicamente, però insomma, poi se oggi noi dobbiamo saper vedere queste cose, che le dinamiche di totalizzazione erano presenti non solo nel nazismo e nel fascismo, ma non solo nello stalinismo, ovviamente, ma erano presenti nei regimi di massa, cioè nel fatto che la crisi dello Stato liberale e l'avvento della politica di massa rappresenta una svolta, certamente anche una svolta progressiva, perché col suffragio universale, almeno maschile, apre a tutti, ma mette in crisi, l'esempio è Weimar, la Costituzione di Weimar, mette in crisi strutturalmente un equilibrio che era fondato su cosa? Sui ceti di proprietà, sullo stato dei ceti di proprietà e cultura, formula di un grande giurista dell'Ottocento tedesco, Rudolf Kneist, che governava, poteva permettersi di governare una società omogenea. Perché era omogenea? Perché era fondata su un criterio di esclusione. Avevano diritti piena cittadinanza politica solo i ceti di proprietà e cultura. Gli stati liberali non sono mica democratici, sono censitari, vota nessuno, vota il 2%, l'1,5%. Anzi, la Germania, col suo strano sistema di Bismarck, col suo strano sistema a tre di voto, no? Il sistema elettorale a tre stände, a tre ceti, comunque prevedeva un suffragio praticamente universale, ben presto l'ha avuto, prima dell'Inghilterra. Però certo suddiviso in, potremmo dire, appunto in cei, come se fosse uno stato cetuale, no? In corpi della società, il che assegnava pesi diversi a corpi diversi, che avevano potere e estensione differente. Ovviamente agli Juncker si affidavano un peso molto più alto. Comunque, i criteri di esclusione erano strutturali,
E finché è stato quello, lo Stato liberale funzionava. È ovvio che nel momento in cui arriva il suffragio universale, le masse diventano protagoniste con le loro forme organizzative, il movimento operaio organizzato, partiti, sindacati. L'involucro dello Stato liberale non regge più e c'è bisogno di una forma politica nuova. Non solo, lo Stato deve intervenire poderosamente, anche laddove si tenta con Weimar, con la Costituzione di Weimar, di realizzare, purtroppo non ci si riesce. Quello che poi Massimo Severo Giannini chiamerà lo Stato pluriclasse, no? Pensando alla nostra Costituzione del 48, e quindi, come dire, si fa per la prima volta una Costituzione lunga, programmatica, che apre la dimensione sociale, che mette dentro i diritti sociali. E tutto ciò implica anche sulla pressione delle forze politiche tedesche, socialdemocratiche, ma non solo. Un forte intervento dello Stato nell'economia, lo Stato delle prestazioni. Del resto già l'aveva fatto Bismarck, però Bismarck l'aveva fatto in una funzione totalmente neutralizzante. A Weimar, con la Costituzione di Weimar, si pensava che il conflitto sociale dovesse arrivare dentro la Costituzione, cioè dentro lo Stato, diciamo così. E comunque c'erano compiti economici e sociali inimmaginabili per lo Stato liberale, per lo Stato democratico da realizzare, no? E questo, beh, come Schmitt mette bene in evidenza in Dottrina della Costituzione e in tanti altri testi, questo implica, mette sotto pressione lo Stato borghese di diritto. L'elemento democratico, il principio democratico fondato su identità e rappresentazione, mette in questione e determina una tensione interna rispetto al paradigma dello Stato borghese di diritto, che pure nella Costituzione di Weimar c'era, nitido. Però c'era il resto, cioè i diritti sociali, lo Stato sociale e la partecipazione democratica è presa sul serio, che in connessione con la questione sociale creava un bel urto, comunque una tensione, diciamo. E comunque lo Stato doveva fare un sacco di cose. Cioè diventa Stato totale quantitativo. C'è un processo di totalizzazione quantitativa. Utilizzo i testi appunto di Schmitt, l'analisi, ma l'analisi di Weimar, fino agli anni 20, prima dei 30, divengono totale Staat, o Vater und Licht des totale Staat. Insomma, c'è una serie di saggi, il passaggio verso lo Stato totale, l'ulteriore sviluppo verso lo Stato totale, ma mentre Schmitt parla di Stato totale in senso quantitativo, a cui bisogna, che cosa? La rottura di ogni distinzione, lo Stato fa. Si confonde con la società, non c'è diritto pubblico e privato, economia e politica, tutto, autonomia del sociale e di burocrazia, tutto si mischia, diciamo così, no? E per questo è totale. Ma non c'era il totalitarismo. Quando c'è questa riflessione sul totale, sulla totalizzazione, fine anni 20, in Germania, sì, c'è il fascismo in Italia, ma in Germania no. Non so se è chiaro. Cioè è un fenomeno di cui ragionano vari personaggi che segna che cosa? Appunto, i regimi di massa, la torsione che questa determina su gli stati democratici, liberali o più o meno liberali, e il fatto che bisogna trovare una nuova forma istituzionale della politica di massa. Una, di fronte al fallimento dello Stato liberale, è già stata trovata, il fascismo in Italia. Altri cercano altre cose e ragionano su questo benedetto totale o totalizzazione. Non voglio farvela troppo ecco le mie fisime, ma vi segnalo che parla di totale o integrale Gramsci, parla di totale, parte totale Mortati, cioè il padre della Costituzione italiana, padre teoretico, no? C'è un bel libro di un allievo di Maurizio Ferravanti, Parte totale, Massimiliano Gregorio, su questo, in cui fa proprio vedere la presenza, il ricorso, come ricorre questo termine. E ricorre non in chiave totalitaria, ricorre in un dibattito per cercare di capire come si fa a tenere insieme i regimi di massa. Ah, tutto questo per dire cosa? Che è un po' semplicino dire il totalitarismo è figlio della nazione.
Perché sono brutte, perché uno se c'ha la fissa, se uno crede nello Stato-nazione o pensa allo Stato-nazione, banalmente io penso solo questo, è un contenitore reale che c'è stato e finché non me lo sostituite, io voglio capire con che come si fa finché, o mi indicate un sostituto realistico, oppure francamente dico, vabbè, è ancora un contenitore presente, vogliamo chiamarlo Pippo, chiamavano Pippo, però sempre quella roba lì. Ma se uno dice no, basta nominarlo. Se tu non sei per la denazionalizzazione integrale, sei inevitabilmente fascista. Cioè sei inevitabilmente totalitario, condannato alla totalizzazione. Io dico, è una cosa risibile da un punto di vista innanzitutto storico-concettuale, perché persino il concetto di totale e il problema della totalizzazione è molto più serio, complesso e non riducibile a un quadro ideologico riduzionista. Quindi figuriamoci quanto il tema della nazionale. Il tema del nazionale è inevitabilmente, come dire, il tema di un terreno di omogeneità che può essere rigido, stretta o più a maglia, molto più a maglie aperte, e che francamente è il presupposto del quadro democratico. Cioè è troppo facile dire. È venuto il fascismo e il nazismo, siccome il fascismo e il nazismo hanno cavalcato una retorica nazionalista, bene. La nazione, che come Beckenfelder dice giustamente, è il sostituto della religione, non è che come terreno comune minimale, può piacere o no, ma questo è stato, la nazione è condannata a finire nel fascismo. Io penso che sia una semplificazione imbarazzante, che in loro si giustifica, che perché c'è più o meno, ma si giustifica. Perché? Perché stavano in quelle condizioni e perché lo sguardo era condizionato da questa retorica insopportabile che aveva determinato. Però noi oggi possiamo avere un punto di vista, una prospettiva storica, una giusta, diciamo, prospettiva, possiamo mettere questi fenomeni di storia concettuale, politico-giuridica e istituzionale e evitare, diciamo così, di cadere in certe trappole ideologiche, perché tali sono. E poi appunto c'è il momento Polanyi. Cioè, forse era quella la colpa. Cioè, nel senso, forse è successo qualcosa. Laissez-faire, l'assolutismo libero scambista, l'assolutismo mercatista ha messo in crisi radicalmente gli stati liberali o che si aprivano un po' alla politica delle masse, suscitando esigenze di protezione che non sono state, a cui non si è corrisposto in altro modo alla fin fine, con una fuoriuscita profondamente regressiva e autoritaria. Lo ignorano, è tutta questa roba qua è assente totalmente. C'è un tipico topos culturalista, qui. Cioè, questa è proprio una delle fonti seminali, secondo me, lo so che è sgradevole dire queste cose, ma le voglio dire lo stesso, degli stilemi e dei luoghi comuni mi tocca dirlo, della sinistra culturale, che riduce nazione al nazionalismo con evidenti semplificazioni e forzature storiche. Ci sono anche dei lavori, pensate agli studi di Banche, che è uno storico importante, e andate a vedere la genealogia della nazione che fa. Anche rispetto proprio al processo di unificazione d'Italia, cioè del risorgimento. È un misto di radicalismo libero di matrice azionista e foucaultismo. Con queste attuali correnti. Oh, altra citazione. La sovranità assoluta degli stati nazionali ha portato alla volontà di dominio di ciascuno di essi. Sovranità assoluta degli stati nazionali. Poiché ciascuno si sente minacciato dalla potenza degli altri e considera suo spazio vitale territori sempre più vasti che gli permettano di muoversi liberamente, di assicurarsi i mezzi di esistenza senza dipendere da alcuno. Questa volontà di dominio non potrebbe acquietarsi che nell'egemonia dello Stato più forte su tutti gli altri asserviti. In conseguenza di ciò, lo Stato, da tutelatore della libertà dei cittadini, si è trasformato in padrone di sudditi tenuti a servizio, con tutte le facoltà per renderne massima l'efficienza bellica. Insomma, ora qui non voglio farvela lunga, ma io ho la sensazione che ci sia una radicale incomprensione del totalitarismo. Non perché no, non fosse, era più brutto di così, come lo descrivono loro, ma perché ho la sensazione che sia appunto venga ricondotto semplicemente alla politica di potenza, a Meinecke, alla politica di potenza, alla volontà di potenza, che poi perde la strada,
per ragioni così ideologico-culturali o morali e si riduce a qualcosa che non si può più controllare. Forse quei fattori, da un lato economici, appunto, laissez-faire, il momento Polanyi, crisi del 29 per quello che riguarda il nazismo e gli effetti in Europa, contano un po' di più. E dall'altro lato la resistenza delle elite conservatrici, anche liberali, conservatrici a pensare fino in fondo uno stato delle masse. Non a caso, mi limito a citare questo, alla fine di Weimar, gli ultimi anni di Weimar, siamo alla fine degli anni 20, primi anni 30, si confrontano gli ordoliberali e Schmitt. Oiken cosa dice in un famoso discorso in cui parla anche Schmitt, il quale rivendica cosa? Contro anche i nazisti, oltre che i comunisti. Stato forte, economia sana. Cioè una curvatura, per carità, deturpante, ma comunque interna dal suo punto di vista a Weimar. Cioè una curvatura, come dire, secondo il principio d'autorità, un po' plebiscitaria, sfruttando i poteri del Presidente della Repubblica e l'articolo 48,2 della Costituzione, uno Stato rafforzato. Uno Stato forte, seppure, diciamo, ancora borghese di diritto, più o meno, e più o meno democratico, anche se plebiscitario, perché questo garantisce la spoliticizzazione dell'economia. Cioè impedisce la proiezione del conflitto sociale, distributivo e salariale nello Stato. Oiken, non posso soffermarmi, lo dice chiaramente. Caspita, c'è questo problema di queste masse. Queste masse sono un problema. Questo Stato si sono messe in testa che hanno sostituito a Dio lo Stato, si sono messe in testa, hanno capito che lo Stato può anche essere usato per realizzare fini diversi da quelli che le élite conservatrici e liberali pensavano. E questo è un pericolo enorme, enorme, perché hanno capito, hanno trovato una cosa strana, si rischiano di appropriarsi dello Stato. Allora, il problema era quello, il rischio di appropriazione dello Stato da parte delle masse. In chiave emancipativa, cioè di trasformazione sociale. E quindi a questo ovviamente le élite ultraconservatrici rispondono con la via, dando via libera al fascismo e al nazismo, con l'illusione di controllarlo, che poi chiaramente non succede. E tutto ciò apre la strada, certo, anche al fatto che si cavalchi, altro che il nazionalismo, si cavalca ben altro, il razzismo, lo spazio vitale e quant'altro. Però, diciamo, è un po', se noi teniamo presente questo quadro, è un po' più complesso, è persino più inquietante rispetto allo Stato-nazione, diciamo così, che inevitabilmente perde, si sbriglia e diventa totalitarismo. Marcuse ripete, peraltro, un'affermazione di Schmitt, e cioè che quando Hitler va al potere, Hegel è morto. Muore Hegel, cosa muore? Muore un pensatore dello Stato, no? Più grande forse, un filosofo dello Stato, ma che ha pensato lo Stato politico come distinto dalla società civile, perché ha pensato l'autonomia del concetto di società civile, il primo che la pensa, modello triadico, non è più società naturale, società civile, ma è famiglia, società civile, Stato. La società civile è uno spazio pubblico, ma non statale, autonomo, quindi è fonte di una roba che arriva fino a oggi, che ancora ci portiamo dietro e che è ancora attuale. Quindi figuriamoci se è uno Stato latra, ma lo Stato può esercitare il proprio plusvalore politico proprio perché è distinto dalla società e sovraordinato rispetto ad essa. Questo rapporto col totalitarismo salta totalmente. E lo Stato-nazione ottocentesco era ancora questo. C'è lo Stato, Lorenz von Stein, no? La monarchia sociale, eh? Identifichiamoci in qualcosa di comune che consente di fare delle riforme sociali, paradossalmente con un rapporto fra Stato centrale e principio di legittimità, diciamo, monarchica, poi fondamentalmente, e persino alcuni movimenti sociali, quasi in una chiave così di contenimento della borghesia. Non sto dicendo che è la rivoluzione, sto dicendo che è una cosa complessa, che quindi non ha senso, non ha senso, come dire, liquidare la nazione, lo Stato-nazione. E poi appunto è tutto, qual è il problema? I ceti militari, la preparazione delle guerre in tempi di pace, come appunto se le spinte economiche, la ricerca di mercati, di manodopera a basso prezzo, i conflitti commerciali non pesassero. E poi, ma le democrazie liberali non la facevano la guerra? O democrazie? Diciamo
stati liberali, perché democratici erano relativamente quelli che tanto piacciono agli autori, perché qui riferimento all'Inghilterra. Beh, poi facevano anche loro. Io mi emoziono ancora quando penso alla Churchill che difende, no, il Regno Unito. Figuriamoci che fa il famoso discorso, chapeau, insomma, come dire, non soffrendo di senso di subalternità verso gli inglesi. Però, chapeau, come hanno dimostrato anche di recente, se una cosa se la mettono in testa la fanno. E questo è un merito nella storia e in politica. Però non era una democrazia la monarchia inglese. Era un po' liberale, ma era molto coloniale, o no? E la guerra la faceva. Quindi i francesi, un po' più democratici, non facevano la guerra. Cioè, attenzione perché, attenzione a pensare, questa è una tesi, anche questo è un topos invalso. Le democrazie la guerra non la fanno. Come non la fanno? La fanno, come si è dimostrato negli ultimi 50 anni, 70 anni, ampiamente, negli ultimi 20, 30, in un modo inusitato. Le democrazie sono guerriere. Cito un autore, così, che non è proprio fra le mie fonti ispiratrici, Angelo Palebianco, che giustamente però ha scritto un libro sui guerrieri democratici, mettendo in evidenza un punto, e cioè che non è che se sei una democrazia, più o meno, non fai la guerra, la fai. Quindi la tesi per cui se c'hai uno Stato liberale o liberal-democratico non c'hai la guerra è falsa. Poi uno potrebbe dire ma fanno guerre che ci piacciono e altri no. Può darsi, ma siamo sul piano del conflitto della politica, diciamo, e del conflitto politico-ideologico. Le democrazie liberali hanno fatto la guerra e hanno fatto, e soprattutto sono state alla guida del processo di colonizzazione. Quindi è un pochino più complicato. Democrazia, punto due. L'affermazione dell'uguale diritto di tutti i cittadini nella vita pubblica ha condotto a mettere in discussione i privilegi dei ceti abbienti. I nullatenenti, giusto, tutta la parte giustissima questa, i nullatenenti cominciano a lottare. I diritti politici diventano strumenti di conflitto sociale. Quello dicevo prima. Ottimo. Cito, quando dopo la fine della Prima Guerra Mondiale la minaccia divenne troppo grave, fu naturale che tali ceti applaudissero calorosamente ed appoggiassero l'instaurazione delle dittature che toglievano le armi legali di mano ai loro avversari, cioè i ceti abbienti, appunto, ceti conservatori, diciamo, della conservazione. A un certo punto, insomma, la democrazia, il suffragio universale, offre alle masse degli strumenti importanti di emancipazione sociale. E a quel punto, dicono loro, giustamente, è anche vero, c'è una reazione. È una reazione appunto di ceti conservatori, ma anche lì ancora il fascismo deve arrivare, sono le élite conservatrici. Ma banalmente, è noto, lo racconta Fest nella sua bellissima biografia di Hitler, i primi anni, i primi tempi dopo l'avvento di Hitler al potere, tutte le élite conservatrici, ultraconservatrici europee, tutte erano ai suoi piedi, erano estasiate. Lo vogliamo capire, ce lo vogliamo ricordare. Così come a lungo Mussolini fu guardato con una certa ammirazione, pure in Inghilterra. Quindi, chiaro, è a un certo punto che la cosa si fa più problematica. Non avevano capito, pensavano che questi fossero, avessero l'energia politica per dare un colpo a questa eresia folle che era apparsa con l'ottobre, eresia interna al moderno, cioè il bolscevismo. Un bel colpo ai comunisti, prima di tutto, ai socialisti, così stanno buoni. Caso dei comunisti, diciamo, li eliminiamo proprio, li neutralizziamo politicamente, poi ritorniamo ai nostri giochi. Chiaramente questi avevano un'energia politica tale per cui avevano in mente altro e non volevano poi dopo essere usati come così per un pochino di tempo e poi dopo tornare ai giochetti liberali. Però appunto piano a dire che c'è stata l'invasione degli ultracorpi perché non è andata così. Oh. Però poi subito fatto questa bella premessa sul fatto appunto che c'è una nuova guerra, che con la democrazia si afferma nel Novecento la questione sociale, pienamente, e c'è una reazione che porta agli orrori totalitari, tutto giusto,
Poi se ne escono con gli oligopoli e le confederazioni sindacali come baronie. Cioè, d'altra parte, subito dopo, la formazione, vedi ecco i paradossi, le ambiguità, le ambivalenze, è interessante. La formazione di giganteschi complessi industriali e bancari e di sindacati riuniti sotto un'unica direzione, interi eserciti di lavoratori, sindacati e complessi che premevano sul governo per ottenere la politica più rispondente ai loro particolari interessi, minacciava di dissolvere lo Stato stesso in tante baronie economiche in acerba lotta fra loro. Cioè la lotta sociale, la questione sociale viene risolta, viene letta in termini di lotta tra baronie economiche, un classico, la critica del corporativismo e delle baronie, appunto i padroni del vapore, e Rossi. Gli ordinamenti democratico-liberali, divenendo lo strumento di cui questi gruppi si servivano per meglio sfruttare l'intera collettività, perdevano sempre più il loro prestigio e così si diffondeva la convinzione che solamente lo Stato totalitario, abolendo le libertà popolari, potesse in qualche modo risolvere i conflitti di interessi che le istituzioni politiche resistenti non riuscivano più a contenere. Cioè, la nuova società del capitalismo, possiamo dire anche avanzato, diciamo, e di massa poneva una serie di conflitti, di questioni e di una conflittualità che lo Stato liberale non riesce a risolvere, e quindi nasce la tentazione totalitaria. Ma questa questione sociale viene subito derubricata in termini appunto di lotta tra baronie. A me colpisce molto, poi dopo tornerà la cosa in maniera eclatante. Che è un tipico, però ora diciamo, lo dico un po' duramente, ma questo delle baronie, di cui anche i sindacati di massa sarebbero parte, è un tipico argomento della destra economica classica, liberista, einaudiana. Lo sfondo è einaudiano del manifesto, questo non c'è dubbio. E arriva fino al punto, fino al rigore di La Malfa, al mito di Banca Italia, arriva fino quasi a oggi. Pensiamo a Caffè, a Federico Caffè, no? Che qui insegnava, non qui in questa giurisprudenza, ma insomma in questa università, che stimava la qualità tecnica, tecnocratica, diciamo, no? Da Menichella, Carli, a Baffi, di cui era molto amico, ma che bisognerebbe ricordare sempre molto di più di quanto si fa normalmente. Ma non mancava di sottolineare l'uso politico del vincolo esterno, in quel caso della bilancia commerciale dei pagamenti, per spingere verso politiche contrarie alla piena occupazione. Che la quale è oggettivamente un problema per il profitto capitalista, mi pare, o no? La piena occupazione. Diciamo che tende a eroderne i margini, diciamo così. E poi c'è un topos appunto anticorporativista, che aveva anche dei fondamenti, per carità, ma che diventa un passepartout per il governo, per quello che poi dopo, nell'Italia repubblicana, negli anni 70 sarà, e 80, soprattutto 80, sarà il governo. Ma in realtà già prima altri l'avevano tirato in ballo, è una lunga storia, è un filo, è un fil rouge proprio, il governo dei tecnici, il governo dei migliori. A un certo punto no, la polemica antipartitocratica e la rivendicazione del governo dei tecnici, del governo dei migliori, del governo diverso, a un certo punto di sapete no? È la radice antica che è appunto, nello stesso solco in qualche modo della cultura, del resto c'è Rossi appunto di Ventotene, pensiamo a Bruno Visentini, no? Era la sua la proposta. La cosa notevole è che questa visione a un certo punto contagia la cultura politica del Partito Comunista Italiano. È un fatto. Cioè negli anni, fra la fine degli anni, per una serie di ragioni, ora abbiamo, complicate anche, che non c'è tempo di analizzare, ma comunque questo accade. Cioè il paradosso, è veramente paradossale, no? Partito di Togliatti che diventa il partito che promuove il governo dei tecnici, il governo dei migliori, il governo sganciato dalla politica e dai partiti. Ora, per ragioni anche tattiche, però non è solo quello. C'è un cambio di cultura. C'è anche da dire, ora questo bisognerebbe va studiato con molta attenzione, però che nello stesso gramscismo fondamentalmente un certo fondo einaudiano era rimasto, c'era. Gramsci sull'economia che aveva era legata a Einaudi. Cioè, c'è un fondo einaudiano della cultura economica del PC, questo è vero. Però, insomma, poi c'era tutto il resto.
E per arrivare al governo dei tecnici vuol dire che c'è uno scantonamento culturale, eh? C'è uno scarto. Tanto che fino almeno alla fine al 79, ai primi anni 80, diciamo, reggono, cioè per esempio al voto sullo SME non capitolano del tutto. E anche se certo c'è la scelta per l'austerità. La scelta per l'austerità, che è precedente, nei primi anni 70, metà anni 70, è una scelta che sta nel solco di quella cultura, come la volevamo chiamare, in parte azionista o di un filone dell'azionismo. Liberista, radical democratica, con qualche afflato sociale, ma fondamentalmente ossessionata dal tema della competizione. Ernesto Rossi diceva che bello il capitalismo americano, no? E poi ci riverrà anche in fondo questa cosa, nella parte finale, c'è proprio un fastidio per l'idea del sindacato come fattore collettivo. Poi subito dopo abbiamo, e questo è solo le ambivalenze del manifesto, veramente notevoli, perché ma nemmeno fra una pagina e l'altra, nella stessa pagina sono compresenti enunciati anche molto radicali, di segno molto diverso e comunque hanno anche un'ispirazione diversa. Tant'è che subito dopo c'è un passo di forte progressismo sociale, e credo che siano questi passi quelli che hanno portato Galli della Loggia a vedervi un'utopia socialista, sbagliando, e poi a un fondo, sì, c'è un richiamo un po' a un certo punto vagamente socialista, ma non è un vero socialismo, no? Non è la matrice è un'altra. Però lui probabilmente questa, anche all'afflato, diciamo così, retorico di questi passi l'ha infastidito, diciamo così. Gli stati totalitari, cito, a dispetto della loro propaganda, del fatto che avevano capitalizzato il disastro sociale, hanno ibernato con la forza le gerarchie sociali. E c'è da dire che alla luce degli studi di De Felice questo giudizio andrebbe anche un po' rivisto, perché c'è tutto il discorso sui ceti emergenti, l'economia mista, le politiche sociali, certo paternaliste, ma non proprio liberiste. Anche se è chiaro che, diciamo, la saldatura tra agrari, industriali e fascisti, in chiave anticomunista, antisocialista. Vediamo questo passo. Si è così assicurata l'esistenza del ceto assolutamente parassitario, dei proprietari terrieri assenteisti e dei redditieri che contribuiscono alla produzione sociale solo nel tagliare le cedole dei loro titoli, cioè con il fascismo, si è assicurato questo. Dei ceti monopolistici e delle società a catena che sfruttano i consumatori. Ecco, il tema dei consumatori emerge, no? Siamo all'inizio proprio. E fanno volatilizzare i denari dei piccoli risparmiatori, dei plutocrati, che nascosti dietro le quinte tirano i fili degli uomini politici per dirigere tutta la macchina dello Stato a proprio esclusivo vantaggio, sotto l'apparenza del perseguimento dei superiori interessi nazionali. C'è tutta una polemica che poi trapasserà, insomma, nelle denunce anche degli amici del mondo. Cioè, è veramente un filone che in qualche modo arriva fino a oggi, arriva a Repubblica, diciamo così, no? Quel mondo lì, e che ha anche dei meriti, perché poi qui alcune, molte delle cose sono indicate, sono veri problemi, no? E sono oggetto di una polemica fondata, senza ombra di dubbio. Sono conservate le colossali fortune di pochi e la miseria delle grandi masse, quindi appunto il tema abolire la miseria, no? Certo, però è famoso volume, per la terza, ma di Ernesto Rossi, che ha un afflato etico, diciamo così, certo non è che dietro ci sia poi questa grande analisi strutturale, diciamo. Sempre, è l'idea della volontà, no? Se vogliamo, aboliamo la miseria. Masse escluse da ogni possibilità di godere i frutti della moderna cultura. Cioè, quindi c'è questo progressismo sociale, questo lato del progressismo sociale, che io apprezzo. È salvato nelle sue linee essenziali un regime economico in cui le riserve materiali e le forze di lavoro che dovrebbero essere rivolte a soddisfare i bisogni fondamentali per lo sviluppo delle energie vitali umane vengono invece indirizzate alla soddisfazione dei desideri più futili di coloro che sono in grado di pagare prezzi più alti,
un regime economico in cui col diritto di successione, c'è cioè una critica, una polemica sul diritto di successione, la potenza del denaro si perpetua nello stesso ceto, trasformandosi in un privilegio, senza alcuna corrispondenza al valore sociale dei servizi effettivamente prestati. Il campo delle possibilità proletarie, qui c'è il tema proletario, non è che non c'è, resta così ridotto che per vivere i lavoratori sono spesso costretti a lasciarsi sfruttare da chi offre loro una qualsiasi possibilità di impiego. E così, quindi si chiude il paragrafetto democrazia con questo afflato di progressismo sociale che in qualche modo sembra propedeutico a dei programmi di riforma sociale importanti, e qualcosa infatti alla fine arriverà, anche se rispetto alla forza di questi analisi critiche di questi passi poi le proposte ci sono, ma non è che poi siano così tanto. Terzo punto breve, valore permanente, il valore permanente dello spirito critico, cioè nazione, democrazia, è ben stato messo in discussione il valore permanente dello spirito critico, quale libertà spirituale può resistere alla crisi che ha fatto sorgere gli stati totalitari. Si sono avuti, lo dico, vado velocemente, effetti sulla scienza, chiamata a legittimare il razzismo, il diritto, negazione dello Stato di diritto e del soggetto di diritto per via legale, le leggi razziali, la storia con una vera e propria falsificazione ideologica. L'esito è stata una reazionaria, questa è la loro formula, civiltà totalitaria, che divide l'umanità in spartiati e i loti. Diciamo che anche una dal punto di vista polemico è forte, no? Della denuncia. I compiti del dopoguerra che dobbiamo fare, l'unità europea, cioè alla luce di tutta questa analisi c'è un compito, l'unità europea. C'è stato, questa è la situazione in cui siamo, però c'è stato un risveglio internazionalista, le masse prima si sono fatte predare, diciamo così, no? Sono fatte inglobare dal totalitarismo, illudere, però ora c'è un certo risveglio internazionalista, solo che la sconfitta della Germania non basta, e comunque ci vorrà tempo, ma in ogni caso non basterà sconfiggere la testa del totalitarismo, no? C'è bisogno di altro. Un passo che mi ha colpito: le masse popolari attenderanno ansiose le parole nuove, saranno materia fusa, ardente, suscettibile di essere colata in forme nuove. C'è questa idea che le masse sono fondamentali, sono una fonte poi appunto ardente, no? Cioè sono una matrice di politica, ma non sono attori. Cioè vanno sempre colate dentro degli stampi. Quindi è una concezione illuministico-elitista. Noi sappiamo quello che è bene per voi, e questo arriva fino a oggi. State tranquilli. È proprio il marchio di fabbrica di una certa cultura. E poi c'è il problema che i ceti privilegiati dei vecchi sistemi nazionali cercheranno di ricostruire i vecchi organismi statali. A fronte di queste forze reazionarie c'è la necessità di una reazione e c'è una nuova situazione rivoluzionaria che va sfruttata. Quindi loro pensano già, insomma, quando è finita la guerra, sta per finire, alla fase costituente che si apre meritoriamente. Ma nelle fasi rivoluzionarie, cioè dicono delle cose dure, nelle fasi rivoluzionarie i democratici falliscono. C'è una critica aspra alla inconcludenza dei democratici e dei liberali. La metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi rivoluzionaria. Queste parti qui credo spiegano il fastidio anche di, è uno degli altri aspetti di Galli della Loggia per questo, perché insomma c'è l'idea che bisogna spazzare via tutto nel mondo precedente, no? Il popolo vuole ma non sa bene cosa. La lotta di classe ha rafforzato il senso di sé dei ceti popolari, ma rischia di essere fuorviante perché isola i proprietari, e qui abbiamo un punto di grande interesse legato anche questo un po' al sindacato. Il principio ma siete per la lotta di classe sì o no, cari amici di Ventotene? Non è così chiaro, o meglio, in fondo la risposta è no. Il principio secondo il quale la lotta di classe è il termine cui va ridotti tutti i problemi politici
ha costituito la direttiva fondamentale, specialmente degli operai delle fabbriche, ed ha giovato a dare consistenza alla loro politica, finché non erano in questione le istituzioni fondamentali. Ma si converte in uno strumento di isolamento del proletariato. La lotta di classe è causa di isolamento del proletariato. Quando si imponga la necessità di trasformare l'intera organizzazione della società. Cioè, se il problema è cambiare in grande, che è l'obiettivo oggi, no? È la cosa che è all'ordine del giorno dopo la crisi delle due guerre mondiali, dicono loro, no, forse potremmo dirlo per oggi anche, allora la lotta di classe non va più bene. Gli operai, educati classisticamente, non sanno allora vedere che le loro particolari rivendicazioni di classe, cioè a differenza di quello che pensa il marxismo, non c'è una universalità della lotta di classe, eh? Non c'è, figuriamo se c'è una classe generale, no? Che da partire dalla propria condizione concreta può realizzare quel cambiamento universale di cui c'è bisogno. No, assolutamente no. Alla fin fine, anche la lotta di classe operaia è particolarismo. Quasi baronie, corporativismo. E poi peggio perché sono educati in quel modo dai comunisti. Non sanno allora vedere che appunto che le loro particolari rivendicazioni di classe o addirittura di categoria e vedono solo quelle, non sanno curarsi del come connetterle con gli interessi degli altri ceti. Oppure, quindi non c'è una visione generale. Aspirano alla unilaterale dittatura della loro classe per realizzare l'utopistica collettivizzazione di tutti gli strumenti materiali di produzione, indicata da una propaganda secolare come il rimedio sovrano di tutti i loro mali. Il comunismo per loro è una religione che spaccia idoli, fondamentalmente. Hanno per carità, lo dicono, hanno fatto tante cose buone politicamente, sono serviti, ma non è con loro che. I comunisti utilizzano il mito russo per organizzare gli operai. Li usano, ma non prendono legge da essi. Cioè, c'è anche una cosa vera, che i comunisti, come dire, non è che poi si fanno guidare dagli operai, loro li guidano, adesando il mito russo. Questo cito, tra virgolette, questo atteggiamento rende i comunisti nelle crisi rivoluzionarie più efficienti dei democratici. Ecco la saldatura in chiave antifascista tra, diciamo, azionismo e comunismo. Ma tenendo essi distinte quanto più possono le classi operaie dalle altre forze rivoluzionarie, col predicare che la loro vera rivoluzione è ancora da venire, costituiscono nei momenti decisivi un elemento settario che indebolisce il tutto. Ora, poi, se uno pensa qual è stato il contributo del PC di Togliatti invece a una riconciliazione nazionale, stavano proprio sbagliando tutto. Però quel contributo avverrà appunto in un altro modo, esattamente sulla strada opposta rispetto a quella segnalata da Ventotene. E aggiungono, inoltre, i comunisti sono vittime degli interessi nazionali dello Stato russo. Nazionali, russo, Stato russo. È la prospettiva opposta, appunto, come dicevo, a quella del Partito Nuovo Popolare e Nazionale di Togliatti. C'entra la fare. E meno male che Togliatti ha preso l'altra strada, mi viene da dire. Se la lotta restasse domani ristretta, citazione sempre dal manifesto, nel tradizionale campo nazionale sarebbe molto difficile sfuggire alle vecchie aporie. Gli stati nazionali hanno infatti già così profondamente pianificato le rispettive economie che la questione centrale diverrebbe ben presto quella di sapere quale gruppo di interessi economici, cioè quale classe dovrebbe detenere le leve di comando del piano. C'è una visione ostile alla pianificazione. In Ernesto Rossi è eclatante la cosa. E anche all'economia mista addirittura in Ernesto Rossi. Poi certo ci sono altri passi del manifesto che qualcuno dice altro, questi vogliono l'economia mista. Però ci sono questi equivoci e slittamenti. Il fronte delle forze progressiste sarebbe facilmente frantumato nella rissa, tra classi e categorie economiche. La lotta di classe, le questioni sostanziali, profonde, strutturali, viene derubricata a rissa. Capito? È anche il lessico che è rilevante, perché veramente
arriva per l'Iran fino a oggi. Con la maggiore probabilità i reazionari sarebbero coloro che ne trarrebbero profitto di questa ingovernabilità, diciamo, no? È il problema dell'ingovernabilità. Quindi il problema è il corporativismo, il ripiegamento particolaristico degli interessi, che è tanto dei capitalisti oligopolisti quanto dei ceti popolari del mondo del lavoro. Questo è il punto fondamentale. È una prospettiva di una sinistra popolare questa? E come è stato possibile che a un certo punto Ventotene sia diventato il bandiero dei comunisti e dei postcomunisti? E questo è il grande mistero, perché si è sostituito al mito dell'ottobre e al mito dell'Europa. E qui c'è una questione quasi teologico-politica, di fede politica. Cioè bisognava trovare una nuova chiesa, un nuovo mito. E però mi viene da dire, si finisce poi nella politica interna, tristemente, con le liberalizzazioni scambiate per emancipazione sociale. E una qualche radice in questo testo c'è, anche perché questo testo, avendo tutte queste ambiguità, mettendo insieme anche progressismo sociale e soprattutto questo afflato, ovviamente antifascista, antitotalitario, è ovvio che ha un potere attrattivo. Ecco la sorgente mitologica, no? Però se ci si va dentro, effettivamente non si può non vedere non solo le contraddizioni, ma anche francamente la presenza di una linea di fondo di visione economico-sociale che francamente mi pare andare in un'altra direzione rispetto a quella socialista, la vogliamo chiamare così. Le forze progressiste devono quindi attrezzarsi, hai parlato troppo forse. 7:10. Dimmi tu, un pochino, vabbè, diciamo che... Mamma mia. Le forze progressiste devono quindi attrezzarsi, ci vuole un nuovo movimento rivoluzionario. Ora, vediamo per fare che cosa, taglio. Per fare gli Stati Uniti d'Europa. E qui, andiamo subito. Allora, l'obiettivo è l'unità politica dell'intero globo. Detta così, l'unità politica dell'intero globo, l'unificazione dell'umanità, un programmino da poco. Anche qui, certa semplificazione storica e poca consapevolezza della sostanza della politica, della sua durezza, della sua consistenza. Intanto si facciano gli Stati Uniti d'Europa come tappa di avvicinamento. E così è, in tre righe. Ci vorrebbe lo Stato internazionale, lo chiamano così. Lo Stato internazionale, cioè l'unità, un'unificazione, poi l'unità politica dell'intero globo, citazione testuale. Però intanto facciamo l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è la tappa di avvicinamento all'unificazione dell'umanità. E questo è uno dei topoi più resistenti, è ciò che è conficcato nelle menti. Oggi, nonostante tutte le smentite, le analisi reali, l'Europa reale, l'idea che forse magari funzionerebbe meglio se la vediamo per come veramente è, ma questo è il topos a cui non si riesce a rinunciare per un atto di fede. E qui che effettivamente, come dire, può, è come quelli che indicavano a Galilei, no, anzi Galilei glielo indicava, lui diceva no, non voglio vedere, non voglio vedere. È che è la stessa cosa. Perché evidentemente siamo su un piano metapolitico o prepolitico, religioso, senza Dio però, ne deriva quindi, no, dico senza Dio perché tanta fede, almeno con Dio, se uno crede in una moneta, insomma, o in Ursula, insomma, c'è uno sforzo maggiore, ne deriva che la nuova linea di divisione, lo dicono loro, lo scrivono, tra progressisti e reazionari e tra chi concepisce la lotta innanzitutto sul piano nazionale e questi sono sbagliati e chi vuole creare uno Stato internazionale. Anche lo scrivono, anche democrazia e socialismo sono secondari, contano ma sono secondari. La grande linea, quindi l'amico nemico, belli questo è amico nemico, cioè l'identificazione della politica, è il criterio identificante del politico, va bene? Qual è? Il globalismo. E l'europeismo. Poi nega la propria ostilità, però. La linea di divisione tra partiti progressisti
e partiti reazionari cade perciò ormai non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da istituire, ma lungo la sostanziale, nuovissima linea che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico nazionale, e che faranno, sia pure involontariamente, il gioco delle forze reazionarie, i sovranisti, lasciando che non esiste come categoria politica, che miseria, lasciando solidificare la lava incandescente delle passioni popolari nel vecchio stampo e risorgere le vecchie assurdità. Le passioni popolari, lava incandescente, non hanno alcuna autonomia, c'è qualcuno sempre che parla per loro, vengono fuse dentro degli stampi che sono dei brutti e cattivi, cioè quelli che credono allo Stato d'Azione, cioè all'arena realistica della credono, quelli che dicono c'è lo Stato, su quel terreno c'è l'arena democratica. L'ha detto pure Canfora pochi giorni fa, l'ha ribadito. Perché è uno che guarda i fatti, no, le favole. E quelli, la linea di visione, chi sono quegli altri, che vedranno come compito centrale la creazione di un solido Stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e, quindi, funzione pedagogica e anche ha conquistato il potere nazionale, perché intanto pigliamoci pure il potere nazionale, lo adopereranno in primissima linea come strumento per realizzare l'unità internazionale. Questo è attualissimo. No? Io penso per molti, per nostri, anche nostri, molti amici, colleghi, questa è la grande divisione. Non è la democrazia, non è il socialismo, è la divisione fra chi vuole il globalismo, chi usa internazionale che fa più fino, ma quello c'hanno in mente, e chi dice ma guardiamo realisticamente a ridemocratizzare e a rilanciare le questioni sociali sul piano dello Stato che c'è. Oh, poi ci sono i compiti del dopoguerra, io posso anche tagliarli. Sarebbe appunto interessante perché... Perché, ve lo dico in sintesi, c'è una critica della proprietà, ma al fondo una sua difesa. Diciamo un'abile manovra, diciamo così, un'abile costruzione. C'è una sorta di colpo d'ala sociale, c'è un'affermazione notevole, la rivoluzione europea per rispondere alle nostre esigenze dovrà essere socialista, si usa socialismo, cioè dovrà proporsi l'emancipazione delle classi lavoratrici e la realizzazione per esse di condizioni più umane di vita. Ma c'è un ma, la bussola di orientamento per i provvedimenti da prendere in tale direzione non può essere però il principio puramente dottrinario secondo il quale la proprietà privata dei mezzi materiali di produzione deve essere in linea di principio abolita e tollerata solo in linea provvisoria, quando non se ne possa proprio fare a meno. La statizzazione generale dell'economia è stata la prima forma utopistica in cui le classi operaie si sono rappresentate la loro liberazione dal gioco capitalista. Ma una volta realizzata in pieno non porta allo scopo sognato, c'hanno pure ragione, crea una classe ristretta di burocrati gestori dell'economia. Quindi, attenzione, niente di nazionalizzazione statale, poco, una parte, qualcosa. Quella per esempio dell'elettricità, cioè vai a vedere, poi ci sono una serie di proposte, riforma agraria, nazionalizzazione dell'energia elettrica, sono state anche realizzate, anche importanti, però il quadro, seppur con ambiguità, velature e secondo me anche necessità compromissorie, probabilmente ci sono tensioni, spinte diverse, loro sintetizzano, no? Però la parte di Rossi è chiaramente quella antimonopolio per la concorrenza, è quello che salva. E attenzione, i diritti dei lavoratori sì, ma individualisticamente intesi, l'idea che siano tutelabili collettivisticamente, come dicono loro, è inaccettabile perché ricrea baronie e corporativismo, quindi è una posizione antisindacale e fondamentalmente anche antipolitica, perché comunque i partiti di massa vengono visti con grande sospetto. E uno poi dice vabbè, ma allora come ve la cavate? E si cerca, diciamo così, di far emergere elementi di socialità
ma dentro un quadro che però è quello della fede della concorrenza, fondamentalmente. Il principio veramente fondamentale del socialismo, ora con questo chiudo, e di cui quello della collettivizzazione generale non è stato che un'affrettata ed erronea deduzione, è quello secondo il quale le forze economiche non debbono dominare gli uomini, ma come avviene per le forze naturali, essere da loro sottomesse, guidate, controllate nel modo più razionale, affinché le grandi masse non ne siano vittime. Taglio una delle parti. La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso. Cioè, buffa come cosa, no? Insomma, dipende, dipende. Cito, è proprio testuale. Non dogmaticamente in linea di principio. Quindi, in realtà, l'ordine proprietario è salvaguardato. Poi, con delle correzioni significative e soprattutto con, per carità, è l'idea del capitalismo illuminato, del capitalismo ben temperato, ma aveva anche bene, cioè non è che. Però mi sembra anche un po' una cosa diversa da Keynes, dalla socialdemocrazia, dall'idea che c'è un intervento pubblico, un'economia mista e un intervento significativo, perché questo intervento o non c'è niente o quando si dice qualcosa se ne dice male, questa presenza dello Stato, perché si diffida dello Stato, dei partiti, dei sindacati. È ovvio, se uno dice che bisogna. Poi certo, sul piano europeo, monopolizzazione della forza e quindi uno si chiede anche, vabbè, ho capito, ma alla fin fine ci sarà un Moloch europeo se non è che ampli la dimensione, non è che hai qualcosa di diverso, cioè avrai una sovranità europea nel caso, che forse può anche essere più aggressiva o comunque più grossa, diciamo, no? Però questo no, perché l'idea è che tu inneschi un meccanismo, un processo che poi porterà quasi per sua forza naturale, all'unificazione dell'umanità. È un'illusione, persino ingenua, potremmo persino sorriderci, però ha avuto e ha ancora un peso enorme perché svolge, in alcuni casi penso ci viene richiamata cinicamente, ma in generale svolge una funzione di legittimazione a prescindere. Vabbè, ma noi stiamo lavorando per l'unità dell'umanità, per il bene dell'umanità. Noi siamo umani, no? Siamo umanitari. Per questo siamo europeisti, ordoliberali. Ecco, la domanda è questa, ma in nome di questo presunto umanitarismo si può anche essere ordoliberali o neoliberali? Bisogna ingoiare anche questo? Del tutto astratta e appunto radicale illuministica o radicale libertà, è un misto di radicalismo e liberismo e sì, è liberalismo, diciamo, è un liberalismo radicale. Molto, molto, diciamo, sospettoso della dimensione collettiva e anche della politica, in fondo vettore di spoliticizzazione. Ecco, questa visione, che ha dentro di sé anche dei principi, dei valori che possiamo riconoscerci in parte, però mischiati ad altro contraddittoriamente. E soprattutto che c'ha in sé una concezione del politico che è sbagliata, che è opposta a quella di Togliatti, di Gramsci, che traduce Gramsci in politica, nel senso che non vede la sostanza, la consistenza della politica, ma lo sapeva anche Basso, tutti lo sapevano, eppure non volevano uno Stato autoritario, l'opposto, ma sapevano che c'è un terreno concreto su cui bisogna operare. Ecco, questa visione, siccome si porta dietro, non è che è facilmente catturabile proprio da ordoliberalismo, neoliberalismo e quant'altro, cioè non è che è singolarmente funzionale, al di là delle intenzioni di loro, che allora, come dire, erano comunque diverse, in un altro contesto, ha una narrazione, come dire, progressivamente globalista, che rappresenta sostanzialmente una fuga dal politico. E anche una fuga dalla realtà, penso. Grazie a voi.